Siamo qui con Piero Angela, che è appena sceso dal palco del Festival della Comunicazione di Camogli, e grazie anzitutto per la sua disponibilità per l'intervista, e partirei proprio da una riflessione che faceva sul palco, ossia quando si parla di formazione e di scuola, la differenza tra insegnare la scienza e insegnare il metodo scientifico. Sì, guardi, io come tutti ho fatto il liceo e le scuole medie, dove si insegna la matematica, la biologia, la fisica, ma non si insegna il metodo. Cosa vuol dire per questo? In realtà io quando ho cominciato a fare questo lavoro, quello che veramente mi ha affascinato è il metodo della scienza, perché in fondo è il metodo razionale. E allora non si insegna a ragionare i ragazzi. Questo poi ha delle conseguenze pratiche anche, e vediamo anche sul web. Per esempio tutte queste polemiche che ci sono sui vaccini, sui farmaci, i farmaci alternativi. Ma volete spiegare come si arriva a produrre un farmaco che si vende e come invece si distribuiscono dei prodotti non controllati che la gente prende a rischio e pericolo e che non hanno seguito nessuna trafila di controllo? E poi e c'è questa cosa che mi affascina, che quando si afferma una cosa nella scienza bisogna sempre dimostrarla, cioè portare le pezze d'appoggio e fare in modo che gli altri, ripetendo lo esperimento, ottengano gli stessi risultati. Quindi è come offrire agli avversari le pallottole perché ti sparino. E questo è bellissimo, perché vuol dire che alla fine quello che esce è olio d'oliva, e non ci sono tutte le impure. Poi capita, certo, siamo umani, però questo è un metodo che dovrebbe essere applicato anche in tante altre cose, che poi è un metodo di razionalità. Ecco, quello che non si insegna a scuola è a ragionare. Si danno le cose preconfezionate come dei pacchetti, e questo è di impararlo a memoria, lo devi dire all'esame, se sbagli, ma anche la filosofia, si insegna la storia della filosofia, ma perché non si insegna a ragionare come facevano gli antichi? Io poi per conto mio, quando ero ragazzo, ho cominciato a leggere dei testi come il manuale di Epitteto, queste cose che mi hanno affascinato. Questo è un po' quello che cerco di spiegare ogni volta. Metodo della scienza, la pervasività, l'etica. Nella scienza non si può barare, o se si bara si è fuori.